Dai, finito. Forse di incominciare. Come sapete, ci troviamo a Villa San Limato, che prende il nome dalla masseria che è stata costruita dopo, intorno al 1700. Questa è una delle uniche ville visitabili, perché ce ne saranno sicuramente altre, però diciamo questa è l'unica visitabile. Queste erano delle sorte di case vacanze che venivano costruite qui soprattutto per la posizione strategica, perché lì avevamo le montagne per difenderci da eventuali attacchi ed eravamo soprattutto vicino al mare e anche al porto di Sinuessa, che all'epoca era importantissimo per gli scambi commerciali. Inoltre ci troviamo sulla via Domiziana, che è collegata alla via Appia, da poco anche patrimonio dell'UNESCO, e questa villa era chiamata anche Villa di Gigellino, appunto perché era del prefetto del Pretorio di Nerone, ovvero Gigellino. Allora, Gigellino appunto era il prefetto del Pretorio, come ha detto Francesca. Il prefetto del Pretorio era una figura fondamentale allora, cioè era una specie di guardia del corpo dell'imperatore, il funzionario principale, il suo braccio destro. In questo caso appunto Gigellino era il prefetto di Nerone. Tutti avrete un po' sentito parlare di Nerone, un po' di Cerie, un po' insomma, un po' hanno pure sfatato questa cosa che fu tutto da riscrivere la storia. Che fu lui a provocare l'incendio di Roma. E questo Gigellino, la particolarità che è proprietario della villa, è che si dice che fu proprio lui insomma a riaccendere il fuoco, perché dopo 6 giorni pare che il fuoco era stato spento, e poi forse lo rimise proprio in funzione Gigellino, perché partì dalle sue proprietà. Però adesso ultimamente diciamo che la storia un pochettino, tramite altri scritti, si dice anche che non è vero insomma tutto questo. L'epoca abbiamo la villa, abbiamo detto che è dell'epoca di Nerone, quindi fu costruita intorno al primo secolo dopo Cristo. Successivamente, durante l'invasione barbarica, tutto questo fu ricoperto, perché come sappiamo anche nelle grandi città come Roma, tutti i monumenti poi lasciati all'abbandono vengono ricoperti anche dalla stessa natura. Qui soprattutto siamo vicino al mare e quindi i detriti, la sabbia, il vento hanno ricoperto tutto questo qui e non era più visibile. Quindi poi nel 1700 fu costruita la masseria, da cui prende nome il posto, la masseria San Limato, che era un'azienda agricola. E questa azienda agricola appunto durante dei lavori del terreno furono trovati durante questi lavori dei resti, delle statue che risalivano proprio all'epoca dell'imperatore Claudio. Una testa proprio dell'imperatore a grandezza quasi reale, un po' più grande, e delle statue risalenti alla stessa epoca. Da lì si capì che sicuramente ci doveva essere qualcosa, ed è proprio per questo che dopo alcuni anni iniziarono gli scavi e venne fuori questa villa. La villa è chiamata, oltre che di Gigellino, anche la Villa d'Ozium. Sappiamo che l'ozio, quindi, per i romani era una parte fondamentale della loro vita, e ricreavano dei momenti di ozio sia durante le giornate, la vita quotidiana, e soprattutto durante le ferie, come facciamo noi adesso. Che l'ozio era quasi uno stile di vita, era un modo per rigenerare il corpo e la mente. E quindi anche nelle loro ville, queste proprio perché erano degli aristocratici, cercavano di ricreare un ambiente in cui rilassarsi e qui poterono, appunto, si potevano permettere di creare le terme. Non so se sapete che le terme, io qua ho una foto delle terme di Caracalla a Roma, le terme rappresentavano un momento fondamentale della giornata dei romani, perché a un certo punto della giornata, il pomeriggio, loro insomma finivano tutti gli impegni quotidiani, no? Non come adesso che facciamo gli straordinari, e si ritrovavano anche con gli amici, con i conoscenti alle terme. Era un luogo proprio di ritrovo per parlare, per stare insieme, per discutere di politica, e si trovavano alle terme, che erano pubbliche allora, quindi erano accessibili a tutti, e facevano un percorso. Quindi andavano prima nella palestra, che si chiamava ginnasio, facevano un po' di sport e poi andavano nello spogliatoio e si ungevano il corpo tramite lo strigile, che è questo arnese in metallo, con degli unguenti,
appunto utilizzavano questi per ungersi il corpo e poi proseguire il percorso termale. Andavano prima nel calidarium, che era l'ambiente più caldo, era come la nostra sauna. E da che cosa lo possiamo vedere? Se ci avviciniamo un pochettino, vediamo queste arcate qui. Secondo voi che cosa potevano essere questi archi? Esatto, erano dei forni che servivano a scaldare l'acqua, perché sappiamo che i romani avevano già un'efficiente insomma rete di tubature, insomma sapevano già anche come scaldare gli ambienti. Hanno inventato loro. Appunto, allora qui veniva scaldata l'acqua tramite i forni e questa appunto tramite le tubature andava a scaldare il pavimento e anche le pareti, quindi era un ambiente riscaldato completamente, tant'è che dovevano indossare questi qui, che erano dei sandali in legno che servivano a non bruciarsi i piedi addirittura per quanto era calda. Quindi andavano prima in questo calidario, che era come la nostra sauna, dopodiché passavano al tepidario, che era un ambiente di mezzo per non subire bruschi sbalzi di temperatura, e poi si recavano al frigidarium. Poi facciamo adesso, quando andiamo alle terme, che facciamo per tonificarci quei percorsi dall'acqua calda all'acqua fredda. E la particolarità del frigidario lo andremo a vedere adesso in piccoli gruppetti di massimo 6 persone, perché non si può calpestare. Allora, quello che vi posso dire ancora adesso, perché non so se poi riesco a accompagnarvi dietro, perché non so se arrivano altre persone. Allora, qui c'era un piccolo corridoietto che divideva i due ambienti. Questa, quindi, come vi ho detto, era tutta l'area termale e lì c'era l'area residenziale. E l'area residenziale sicuramente non era come la vediamo adesso, ma era abbellita con mosaici, affreschi alle pareti, fontane. Statue, adesso quello che possiamo vedere però è l'opus reticulatum, che se voi poi fate una passeggiata lungo insomma l'esterno della staccionata, l'opus reticulatum era l'opera costruttiva del periodo, quindi proprio primo secondo secolo dopo Cristo, ed era caratterizzata da questi piccoli rombi, queste piccole piramidi di cui all'esterno vediamo il rombo, che venivano conficcati nella malta, la punta appunto della piramide, a creare queste costruzioni che ancora adesso, se vedete, anche nelle città reggono insomma. E qui lo potete vedere anche andando dietro. Poi se fate il giro dietro, se riuscite, perché non c'è tanta luce, vedete da dietro l'area delle terme. Buonasera, ciao. Buonasera. Scusatemi. Buonasera a tutti. E andando dietro potete vedere la parte inferiore, perché questa era la parte superiore, poi sicuramente c'era questa parte inferiore che era il criptoportico, che era con le volte a botte, era un ambiente sottostante che serviva anche all'organizzazione della vita, perché queste ville erano tutte sontuose sopra, ovviamente, perché doveva essere tutto perfetto, tutto curato, e sotto c'era la servitù che organizzava, no? Anche la giornata. E se riuscite, però non si può scendere, lo vedete dall'alto, magari con la luce del telefono, e probabilmente quella parte sottostante forse era anche un corridoio per arrivare al mare, all'ombra forse, per non prendere il sole, chissà, perché anche spesso si vede anche questo via di nelle ville romane. Allora, adesso possiamo andare in gruppetti di 6, perché vedo anche i bambini, quindi siccome lì è un po' pericolante la masseria, andiamo 6 persone alla volta e vediamo che può andare anche un po' qua, che sta facendo pure buio. Allora, mosaico è una decorazione fatta con delle piccole tessere di marmo messe una a fianco all'altra a formare appunto dei disegni. In questo caso c'è una scena marina che un po' è reale, perché se qualcuno riesce a far luce lì c'è un pesce. Poi qui vediamo un mostro marino e lì vediamo un ippocampo lì dietro. L'ippocampo è una figura mitologica che era caratterizzata ad avere la testa di un cavallo e il corpo di un pesce. Poi lì si vede un delfino, non so se qualcuno fa luce lì, si vede il delfino che successivamente però è stato tagliato per creare quest'altra vasca circolare. Sempre all'epoca romana, di epoca romana la vasca circolare, però purtroppo per fare questo è stata tagliata una parte di mosaico.
Maria Chiara, sì. Allora, l'unica cosa, chi riesce ad aspettare lì, se no non riescono a uscire le prime persone che sono venute? Perché è un po' pericoloso lì, fate attenzione. Allora, chi ha già visto, se riesce a andare?